mafie e di azioni concrete contro le mafie parliamo con il nostro prossimo ospite. Ho il piacere di avere, non qui in studio ovviamente per ovvi motivi di sicurezza in tempi di Covid, ma collegata con noi, la ringrazio per aver accettato il nostro invito, Francesca Lamantia, benvenuta. Buonasera. Allora, Francesca Lamantia, lo ricordiamo, autrice, docente, scrittrice, regista cinematografica e teatrale, ma soprattutto oggi è qui con noi perché è autrice del libro La mia corsa, la mafia narrata ai bambini. Ci racconta, prima di entrare nel dettaglio del libro, perché, da dove nasce questa sua esigenza di scrivere quest'opera? Nasce da... lei ha detto la parola giusta quando ha detto esigenza. La mia nasce da un'urgenza forte, quella che durante gli anni si dimentica spesso. Io credo che l'Italia sia un paese bravo a dimenticare e a pontificare, creando quelle che chiamo io come figurine, no? Solo che non sono figurine, sono esseri umani, tantissimi, dimenticati, che hanno permesso, almeno in Sicilia, una grandissima stangata a Cosa Nostra. E quando mi sono ritrovata a leggere le storie di Beppe Montana, di Inni Cassarati, Roberto Antiochia, Natale Mondo, Francesco Cordino, giovani ragazzi dai 20 anni ai 35, allora mi sono detta: perché queste storie non vengono mai raccontate? Perché i miei alunni, perché i miei... Ecco, cosa si è risposto? Perché poi di quello parliamo, cioè di cose, di storie, di messaggi fondamentali, importanti, che noi diciamo sempre essere così importanti, ma che spesso non arrivano ai ragazzi, alle scuole. Poi mi spiega anche a che fascia di età si rivolge la sua opera. Allora, io sto curando per la Garibaldo Feltrinelli, è un'idea che si basa su raccontare la storia non scritta sui libri ai bambini e ai ragazzi, che va dai 7 ai 18 anni. Quindi le mie opere hanno più livelli di interpretazione, anche perché a fine libro c'è un'appendice storica. Tutto quello che racconto si basa su fatti reali, su ricerche fatte, e poi è il filo della fantasia che collega tutto. Perché non se ne parla? Perché credo che, come in ogni cosa, ci siano ricordi di serie A e ricordi di serie B, magistrati di serie A, magistrati di serie B, poliziotti di serie A, poliziotti di serie B. Perché ricordare di aver lasciato soli quei ragazzi della squadra mobile? Perché ricordare che solamente nell'85, in estate, quando io ero appannata da qualche mese e magari mettevo i piedini a mollo al mare accanto al mio, hanno ucciso Beppe Montana? Perché ricordare che è stato lo Stato a lasciarli da soli? Perché ricordare che grazie al loro rapporto del 162, si è aperto il maxi processo? Perché? Perché gente che ha fatto il proprio dovere non scendendo a compromessi. E perché i bambini non scendono a compromessi? I bambini, ogni volta che li incontro, ho avuto l'occasione di incontrare 8.000 bambini e ragazzi quest'anno con i miei libri, per loro non c'è il grigio, per loro non c'è il compromesso. È tutto bianco o tutto nero. Io purtroppo devo chiudere perché ho degli obblighi, diciamo, devo andare in pubblicità e andare avanti con la scaletta. Avrei avuto piacere di farle altre domande, spero ci sarà presto un'ulteriore occasione. Grazie a Francesca Lamantia per essere stata con noi a Sky TG24. Arrivederci. Grazie a lei. Davvero dobbiamo chiudere questa edizione, che siamo già in ritardo. Ci vediamo tra poco. Vi lascio in compagnia, subito dopo questa edizione, del Meteo con Sara Brusco. Ci ritroviamo alle 21.30.